ancora anche oggi, visto e considerato che stiamo parlando della scuola bella e della bella scuola e della buona scuola, anche oggi il Ministro non c'è. E quindi aspettiamo il Ministro quando ci sarà da votare la fiducia, in caso contrario manderemo una richiesta a chi l'ha visto in modo da poter sapere il Ministro che fine ha fatto, visto e considerato che stiamo trattando una tematica di sua competenza. Va bene così, Presidente. Abbiamo detto anche ieri che la scuola era una priorità di questo governo, si vede che, e di questa maggioranza, si vede che le priorità sono altre, come lo possiamo vedere anche dai banchi della maggioranza praticamente vuoti. E quindi va bene così e continua ad andare bene così. Avremmo voluto utilizzare il tempo a nostra disposizione per poter parlare di emendamenti, ordini del giorno, poter parlare del contenuto di questo provvedimento. Avremmo voluto chiudere questo provvedimento già ieri sera, perché comunque alla fine, se non avessero messo la fiducia, non avremmo dovuto sprecare il nostro tempo a fare la conferenza dei capigruppo, non avremmo utilizzato tutto quel tempo solamente per fare una discussione generale sulla fiducia, che effettivamente noi avevamo chiesto 20 minuti, non ne abbiamo usato neanche uno perché a questo punto la ritenevamo praticamente inutile. Avremmo voluto utilizzare il tempo per parlare delle cose concrete, invece siamo qui a fare le dichiarazioni di voto sulla fiducia a questo governo. Fiducia a un governo che, ripeto, non ci crede neanche il governo stesso a quello che presenta, a quello che propone. E di conseguenza, perché dovremmo dare la fiducia su questo provvedimento? Perché dovremmo dare la fiducia, come l'avete chiesta l'anno scorso sulla buona scuola, su un provvedimento che poi secondo voi era buona, secondo noi era nefasta, e che poi alla fine è andato a peggiorare quella che sono le condizioni di chi la scuola la vive e di chi nella scuola ci opera. E quindi anche oggi il nostro voto sarà un voto contrario, non tanto perché riteniamo questo governo in generale un governo fallimentare, ma sarà un voto contrario sul merito e sul metodo utilizzato su questo provvedimento. Ormai ogni provvedimento, o quasi, dove avete il timore di potervi dover confrontare con l'Aula, mettete la fiducia. Tutte le volte che c'è il timore che ci sia qualche parlamentare, magari di maggioranza, come è successo nella giornata di ieri, che vi dice che state facendo qualcosa che non va, mettete la fiducia. E quindi lavorare e operare e confrontarsi con chi in questo momento tratta il Parlamento in questo modo, pensiamo che non sia una cosa positiva. Dico di più, io continuo a essere dell'idea che ormai la fiducia o la sfiducia ve la daranno gli italiani a ottobre. E quindi continuate a mettere tutte le fiducie che volete. Qui c'è il partito, una volta si parlava del partito della nazione, qui c'è il partito della cadrega. Il partito della cadrega la fiducia ve la darà sempre, perché è la cadrega che gli permette di darvi la fiducia. Fuori non esiste nessun partito della cadrega, fuori ci sono gli italiani che vedono e subiscono quello che voi state facendo e quello che voi state proponendo. Io, Presidente, il tempo a mia disposizione lo utilizzo, oltre che a dirvi di no per l'ennesima volta, lo utilizzo per leggervi un documento che mi è stato mandato dagli insegnanti, in questo caso gli insegnanti del MIDA, gli insegnanti che stanno subendo il vostro concorso. Come loro vedono il vostro concorso. Mi piace farvelo capire per il semplice motivo che voi l'anno scorso avete votato delle cose forse senza sapere di che cosa stavamo parlando. Il concorso scuola in svolgimento fa acqua da tutte le parti. Non si pensi che sia l'ennesima lamentela dei docenti che vi partecipano. Oltre all'insensatezza di questa selezione, inutile per tutti quei docenti già valutati e abilitati, con spreco di denaro pubblico degli italiani tutti, questo concorso è la dimostrazione tangibile dell'inadeguatezza di chi, con protervia e supponenza, ha raccontato balle. Questo concorso ha evidenziato falle che, se non riguardassero la vita di migliaia di professori, sarebbero degne della più tragicomica delle storie.
istruzioni fornite in maniera superficiale e dilettantesca sulle operazioni tecniche di svolgimento delle prove, nella formula del *computer based* in cui il ministro Giannini si è più volte fatta vanto (mi sarebbe piaciuto dirglielo in faccia). Programma Cineca, costruito malamente con criticità a livello di programmazione imbarazzanti. Centinaia di segnalazioni su errori di sistema che hanno compromesso le prove dei candidati. Computer che andavano in tilt e che non hanno consentito uno svolgimento della prova secondo uno standard minimo di sicurezza dei contenuti restituiti in fase di salvataggio dei dati. Informazioni sbagliate date da molti tecnici d'aula totalmente impreparati e all'oscuro delle criticità insite nella piattaforma in uso alle prove. Migliaia di risposte che risultano non essere state salvate dal sistema a causa delle citate problematiche e pregiudicheranno il risultato di altrettanti candidati. Pubblicazioni di notizie contraddittorie da parte dei vari uffici scolastici regionali in merito al concorso che hanno causato problemi ai candidati. Pari opportunità non rispettate per categorie di docenti, esempio mamme al termine della gravidanza o con gravidanza a rischio, docenti con gravi problemi di salute che di fatto affrontano questo concorso senza le necessarie tutele, distanze dalle sedi e impossibilità a svolgere il concorso vicino a casa. Notizie operative pubblicate in via ufficiale da uffici regionali che davano informazioni errate ai candidati e corrette in modo retroattivo per mettere una vergognosa foglia di fico laddove c'è materia per migliaia di ricorsi. Esistono video e screenshot che lo dimostrano. 150 minuti di tempo per la prova scritta per poter organizzare ben 8 risposte che richiedevano ragionamento, accuratezza e un'articolazione non commisurata alla velocità richiesta. Dattilografi o professori? La progettazione didattica e la metodologia richiedono tempi più distesi. Assenza di griglie di valutazione e commissioni messe in piedi in qualche modo. In conclusione, la procedura concorsuale dimostra l'impreparazione di coloro che dovrebbero garantire trasparenza e massima efficienza e che una volta ancora saranno sommersi da ricorsi da parte di chi giustamente si sente preso in giro. Se questo è l'uso che il governo fa dei soldi degli italiani, che questi ultimi sappiano e siano coscienti che la presa in giro non è solo dei professori, ma anche la loro. E per questo motivo noi non voteremo la fiducia. Vergogna!